Stiamo entrando di nuovo nuovamente appunto nel manicomio, quella parte più bella del manicomio, quella ormai è stato già brutto vederlo. Merda. Cazzo significa? Merda, no! Merda! Via! Aiuto! Merda! Via, dove cazzo devo andare? Merda. No. Dove cazzo devo andare, raga? Ok, perfetto. Perfetto, signori, perfetto. Adesso suca, dai. Seguiamo, no, signori, avanti, cazzo è là. Siamo qua, andiamo dall'inizio. C'è salvataggio. Eccoci qua, di nuovo qua. Per dire. Oddio, cazzo è questo suono. Ma mi spiega qualcuno cosa è successo con tutta la vicenda qua? Non è che qua dovrebbe esserci un morto, un impiccato. Cosa è successo nella libreria? Non si sa. Boh. Andiamo da qua. I'm supposed to tell you. The key to the house guard is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Hey! Stupid! I need your help! Where are you? Yes, coming! I'm coming! Ci serve la chiave per aprire la porta. Perfetto, allora. Ci sono solamente due ascensori. Due ascensori. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo andare in chiesa, su. In preghiera, chapel. È anche interessante tutto questo perché ci sono due piani, anche due parti differenti, quindi tanta roba. C'è questa musica. Ok,
Non mi piace affatto, ma neanche un po'. Non mi piace. Stiamo andando nella parte sopra, vediamo se c'è qualche differenza enorme. Non lo so. Vediamo. Ci sono gli armadietti. Oddio. No. Porca puttana. Raga, io vi dico che questo non mi piace niente, 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 niente. Non mi piace affatto. Vengo io a smettere di suonare, questo è un tipo molto brutto. Ci servirebbe qualche batteria qua, Stiamo entrando. Nella parte dove si... Là c'è l'uscita, va bene. Merda. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Stare là non è bello. Subject, Dr. Rudolph Wernicke. Andiamo avanti, dai, senza pensarci. Ma che cazzo è? Un tipo strano, eh? E chi ha acceso il film qua? Alla dietro le luci. Dietro le luci. Qua è chiuso, perfetto. Una nota. Il 19 settembre 2013 alle 4 di notte ha scritto: fascite necrotizzante? Davvero? Io mi licenzio, cazzo. Qua. La cinder. Ho un po' perso il conto, raga. È chiuso. Vediamo di trovare qualche batteria, perché altrimenti ne ho solamente uno. Se ho capito bene devi andare qua, mi sa di sì. Ok, una batteria perfetta. Nel momento ancora giù. Oh, porca puttana! Troia, maledetta, questa era bella. Proprio inaspettata. Ma io non posso aprire adesso. Mi ha chiuso la porta, noi dobbiamo andare qua. Porca puttana. Questi jumpscare di merda.
Bene, bene. Di qua si può andare, perfetto. Mamma mia. Momenti di terrore. Per il momento ancora non c'è nessuno che ci sta. Ci vuole ammazzare. Però c'è una brutta sensazione qua. Oh, perfetto. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta comunque. Strano. E adesso porta aperta. Ti pareva proprio, eh? Niente, prendiamo la... Una moto. Ok. Ok. Aggiungi la cappella. Andiamo indietro, ragazzi. Dobbiamo tornare alla via migliore per quanto mi riguarda. E sappiamo andare di qua giù direttamente. Perché no? L'uscita è vicino, solo che non ci ammazziamo. Oh, oh merda. Oh merda. Oddio, qualcuno sta arrivando, raga. Te pareva. Ma è uno? Va via, va via. Mamma mia, sono i nudisti, eh. Merda, è chiusa. Batteria, perfetto. Oddio, incazzati neri adesso. E che cazzo dirà adesso? E apriamo adesso. Perfetto. Cioè, non riesco a capire perché c'è ancora questa modifica, non è più curioso, ma... Vabbè. Me ne sono andato e basta, me ne frega più niente. Ci siamo anche aperto l'ascensore. E con la chiave dovrebbe averla, per quanto mi riguarda, fare morti.
Il tipo di prima? Dovrebbe essere il tipo di prima che suonava il piano. Per fortuna non ci ha fatto niente, proprio niente, niente. Dove cazzo dobbiamo andare? Chiuso. Aspetta. Ecco la morco, la morco di merda. Aspetta. Non ci sto capendo, non ci capisco. Non è dopo niente, ricarichiamo. Ah, qui c'è una porta, perfetto. Prega con la TV fantasma. A quanto pare sì, oddio. Questi corridoi lunghi, no? Non mi piacciono mai. Soprattutto quando sono così lunghi e si da solo. Arriva sempre il grassone. Tutti pregano, a quanto pare sta arrivare la morte di Padre Martin o qualcosa, perché tutti pregano, tutti in ginocchio, ragazzi. Quanto poi vi è andato quello? Vediamo ancora un po'. Ecco. Sono un indegno supplice, il cui unico modo di servire, nostro signore, è nutrirlo. Venimi vuol ride, lascia con la posto del mio pastore vera e spalla la notizia insieme alle sue. Fuggendo in nome di una verità superiore è giunto il tuo regno. La mia carne desidera la tua adorata furia. Il mio sangue è pieno di te, attendo di essere liberato. Questa è la mia preghiera, scritto con angelo nelle mie carni. Una batteria dai, per questi sforzi ci sta. Niente. Ah, c'è. Ci sta. Giusto. Giustissimo. E allora dobbiamo andare qua. Perfetto. Ecco la campana. Qui c'è la croce. Qui c'è Mount Masai. Signore, è arrivato il momento di salutare il nostro grande amico. We will join the wall rider in just a moment. My job. You alone shall escape the Talfa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger.
I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Adesso bisogna registrare, signori, questo. Ecco, la passione di Padre Martin. Sembra incredibile, un Padre Martin ha superato persino Gesù Cristo nella classifica delle morti di merda. Ma la cosa più incredibile è che mi mancherà una via d'uscita. Se dicevo la verità, ora posso andarmene da qui. Una storia da raccontare. Vuole che diffonda il suo Vangelo. Tranquillo, dirà tutto il mondo. Eh sì, signori, Padre Martin, quando ci ha visti, ha subito visto che sono la persona giusta per raccontare alla gente cosa succede in questo asilo, in questo manicomio. E niente, adesso ho detto, mi devo uccidere per avere una prova di tutto questo che accade in questo manicomio. E signori, io veramente vi lascio qui, perché sarà l'ultimo obiettivo, l'ultima sarà il video finale, il prossimo nuovo obiettivo, l'ascensore tipo dall'uscita principale. E dopo, signori, il gioco viene adesso da tema, quindi questo è stato il penultimo episodio. Lasciate un mi piace e niente, ci vediamo al prossimo video.